Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Allora, preliminarmente, onde evitare ulteriori polemiche ed eventuali prosecuzioni sulla vicenda, io desidero, intanto lo voglio chiarire apertis verbis, senza creare polemiche, che gli interventi dei consiglieri in generale non siano bloccati, a meno che non ci siano frasi particolarmente offensive. Consigliere, ma si sta esprimendo sull'emendamento o sulla proposta? Sto facendo una premessa. Quindi, dicevo, per un comune vivere civile, una convivenza politico-amministrativa civile, io desidero che gli interventi dei consiglieri in generale, non solo il mio per carità, non siano oggetto di censure, cioè non siano bloccati, a meno che ovviamente un consigliere dovesse andare in escandescenza, dovesse offendere, dovesse impazzire, e allora è giusto, per carità. E comunque lo streaming deve riportare fedelmente quello che viene detto dal consigliere, assumendosi ovviamente il consigliere le responsabilità civili, penali, amministrative che il suo intervento comporta. Questo per evitare ulteriori situazioni, altrimenti mio malgrado, a mia tutela, per far sì che il mio intervento sia integralmente riportato e non mutilato, mi vedrò costretto a registrare. Consigliere Abate, ma lei che sta parlando, non ho capito se sta parlando del parco pubblico, dei giochi dei bambini, delle piantumazioni arboree, sta trattando un argomento. Ma lasciamo stare. Tra l'altro lei dice anche una cosa un po' particolare, perché dice che ha parlato di censura, no? Consigliere Abate, la censura è un'altra storia, che non riguarda, che è attinente alla proposta. Se è attinente alla proposta, le assicuro che nessuno mai la interromperà, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Presidente, oggi sono stato garbato, la prossima volta, poi fate tutte, chiamate pure i caschi blu dell'ONU, io mi vedrò costretto, se interrotto, a registrare il mio intervento. Non voglio arrivare a questo, Presidente. Oggi sono stato garbato e non ho registrato. Sta qui spento. Però, per cortesia, non mettetemi nelle condizioni, perché io voglio che il mio intervento sia riportato integralmente. Punto. Poi, se dico stupidaggini, se dico offese, se ledo la dignità morale, politica di qualcuno, il qualcuno che si sente leso è liberissimo di procedere in tutte le sedi che ritiene opportuno. Consigliere Abate, chiedo scusa, forse su questo lei sta facendo un po' di confusione. Le dico subito. Allora, c'è un regolamento, sì, che dovrebbe disciplinare il comportamento di ciascuno di noi, e secondo me deve fare una rilettura. L'ha letto un po' di mesi fa, si è dimenticato di qualche passaggio. Attenzione. Ma qua nessuno taglia. Se lei fa un intervento attinente al Presidente, punto. Presidente, se lei schiaccia il bottone, lei mi toglie l'audio e il video. No, si sente uguale. Allora, ripeto, io la invito a riguardare il regolamento. Questo è un tema. Il secondo tema è un altro. Le voglio ricordare che il servizio di streaming non è un servizio obbligatorio per legge. Il servizio di streaming è una scelta delle amministrazioni di rendere pubbliche le sedute. Ma le sedute sono ugualmente pubbliche e c'è un'area dedicata al pubblico che può venire a seguire i lavori del Consiglio. Quindi, tornando al tema della registrazione, se lei fa un intervento, come lo fanno tutti i consiglieri comunali? Ma se io sto parlando, mi scusi. Ma se lei parla adesso, anziché della proposta che stiamo trattando, la numero 7, sta parlando della registrazione che lei si vuole fare. Ha sbagliato aula. È un'altra aula. Non è questo il contesto. Andiamo sul punto, per favore. La prossima volta continuerò a registrare. Poi fate quello che volete. Va bene. Consigliere Abate, va bene.